Ciao a tutti, buona giornata. Godiamoci oggi con una tazza di tè vicino alle finestre. Forse è una buona giornata. E oggi è venerdì 15 ottobre 2021. Che presagi hai oggi? Scopriamolo insieme per sapere. Ariete. Cari Ariete, quella di oggi sarà per voi una giornata di recupero in amore rispetto ai giorni scorsi che sono stati davvero travagliati. Sul fronte del lavoro, questo non è un periodo negativo. Ma è anche vero che è un bel po' difficile riuscire a fare tutto quello che avete in mente. Datevi delle priorità e non prendetevi vela se qualcosa non va come vorreste. Posso dire che l'inizio di questa settimana è stato veramente pesante. A volte te la prendi con gli altri, però bisogna dire che troppo spesso fai tante cose contemporaneamente e questo non può che portare grande confusione. In amore qualche malinconico ricordo continua a disturbarvi, ma la situazione è fluida e avete ragione di sperare in nuovi, coinvolgenti incontri. A volte, pur non volendo, si possono ferire i sentimenti altrui. Alcuni ostacoli si sono frapposti nel vostro cammino e non vi hanno permesso di godere dei frutti del vostro lavoro. Il lavoro in tempo di crisi deve sempre venire prima di tutto, per fortuna o purtroppo. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 9, finanze, 7, benessere, 10. Toro. Cari Toro, per voi si prospetta una giornata positiva, d'altronde Venere è favorevole, si preannuncia quindi una giornata positiva per i sentimenti. Potrebbero nascere anche nuovi amori importanti per chi è single da tempo. Sul fronte del lavoro, chi ha un'attività in proprio dovrà darsi da fare entro novembre. Ha iniziato la settimana in maniera piuttosto attiva e questa giornata è ancora forte, però fa da preludio ad un venerdì più faticoso. A tutti quelli che hanno problematiche di lavoro o magari anche di casa, di famiglia, devo chiedere di stare un po' attenti. Spese impreviste potrebbero mandarvi sul lastrico. Oggi sarete di manica larga anche se le vostre finanze sono un po' a secco. Passate indenni le eventuali piccole bufere di pochi attimi e di rimette in scioltezza ogni controversia. La vostra reputazione in questa giornata è al sicuro, ma dovete continuare a proteggerla, a costo di risultare antipatici agli occhi degli altri. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 7, finanze, 9, benessere, 7. Gemelli. Cari Gemelli, in questa giornata cercate di mantenere la calma altrimenti rischiate di perdere la pazienza e passare dalla parte del torto. In amore sentirete la necessità di fare chiarezza se ci sono stati forti litigi con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, non temete, sta per arrivare un periodo migliore. Rimboccatevi le maniche. Luna in buon aspetto in queste 48 ore, io spero che il pallido astro possa eliminare qualche tormento. Questa giornata è migliore rispetto alle prossime, restano sempre mille domande da porsi in amore e forse non ci sono grandi risposte. Sarebbe un'ottima giornata quella di oggi per prendere in considerazione alcuni sentimenti sopiti all'interno del vostro animo. In amore non vi saranno ostacoli e vivrete un periodo sereno e soddisfacente. In questa giornata riuscirete ad essere molto comunicativi e questo segna un punto a vostro favore in quanto significa che, soprattutto in campo lavorativo riuscirete a dare il meglio di voi stessi. Vi sentirete lucidi e pronti come non mai e i vostri programmi di lavoro vi regaleranno belle soddisfazioni. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 9, finanze, 8, benessere, 10. Cancro. Cari Cancro, per voi si prevede una giornata con scontri in amore e soprattutto con i nati sotto il segno del Capricorno e dell'Ariete. Contate fino a 10 prima di aprir bocca. Sul fronte del lavoro, non abbiate paura di affrontare le novità. Attenzione però, usate bene la testa, non litigate con colleghi e superiori. Riesci a vivere con più serenità le emozioni. Però devo ricordare che tra martedì e mercoledì c'è stato un momento di grande stanchezza. Quindi c'è chi ha dovuto discutere, litigare, c'è chi ha dovuto mettersi in gioco o magari sollevare qualche polemica, e dentro sabato dovrà fare pace. La comunicazione con il partner in questa giornata sarà fondamentale,
se non volete correre il rischio di entrare in conflitto. Oggi avrete voglia di restare soli e cercherete qualche scusa per non tornare subito a casa. Prendetevi il vostro tempo, non c'è niente di male ritagliarvi uno spazio dove stare un po' soli con i vostri pensieri. Se non volete che qualcuno vi scavalchi e che o prenda il vostro posto nel cuore dei vostri superiori, sarà meglio che vi diate da fare per mostrare quanto valete in realtà. I vostri problemi personali in questa giornata potrebbero influenzare molto il vostro lavoro e questo potrebbe generare molta confusione anche tra i vostri colleghi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 6, finanze, 6, benessere, 8. Leone. Cari Leone, per voi si prospetta una giornata sottotono, cercate di non imporvi nulla in amore e fate solo quello che sentite che sia giusto fare. Seguite il vostro cuore, che non vi ha mai tradito. Per quanto riguarda il lavoro, se avete un'attività in proprio potreste dover affrontare delle spese. In questi giorni non si può dirti nulla. Attenzione a non stuzzicare troppo questo segno che, soprattutto in queste 48 ore, sarai preso da qualche piccolo momento di disagio che nasce dagli scontri che arrivano con l'ambiente circostante. Vivrete una fase straordinaria in amore se appartenete alla terza decade. Anche se pensate di agire nel migliore dei modi, non trascurate di considerare le conseguenze delle vostre azioni sugli altri. I vostri amici capiranno se dovrete disdire un impegno, per problemi di lavoro. Ricordate che verrà il tempo per celebrare il vostro successo e per raccogliere le lodi di quanti non avevano voluto credere in voi. Se siete preoccupati riguardo ad un lavoro terminato in poco tempo e senza dare troppo spazio a revisioni che permettessero di individuare eventuali errori, oggi sarebbe il giorno adatto, e forse anche l'unico, per poter rimediare. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 8, finanze, 8, benessere, 7. Vergine. Cari Vergine, per voi si prospetta una giornata ottima, Luna e Venere sono favorevoli, andrà alla grande per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, chi inizia adesso potrebbe fare un apprendistato. Chi lavora da tempo, invece, potrebbe ricevere un bel premio. Una gratificazione. In fondo ve la siete meritata. Un po' per la stanchezza maturata, un po' perché tra domenica e lunedì sono accadute situazioni strane, vicende un po' particolari. Non dico che tutti gli amori siano in crisi, però è necessario sedersi e capire che cosa sta accadendo. La tensione potrebbe salire sempre nei fine settimana. Sapete molto bene di avere bisogno di alcuni consigli, anche se non volete accettare la cosa. Solo in amore dovrete evitare di suscitare la gelosia del partner. Prima di prendere una decisione finanziaria, accertatevi di essere stati adeguatamente informati, e se possibile fatevi consigliare da un vero amico. Accercate di trattenervi dal fare troppi complimenti ai vostri colleghi o al vostro capo, anche se pensate davvero ciò che vorreste dire. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 7, finanze, 10, benessere, 7. Bilancia. Cari Bilancia, le coppie in crisi oggi potranno smetterla di recriminare e accusarsi a vicenda. Sul fronte del lavoro, inizieranno nuovi percorsi. Chi si è messo in gioco potrà avere una buona risposta. Se invece restate con le mani in mano, rischiate di non prendere pesci. Ho spiegato tante volte che anche se hai ricevuto degli attacchi alla fine sarai scagionato, perché hai veramente tanta energia da dare agli altri ma soprattutto più ottimismo. Se non ti senti forte forse è perché da troppo tempo vivi di insicurezze. Non date ascolto a chi cerca di convincervi che mostrarsi affettuosi ed innamorati sia sintomo di debolezza. Ottime occasioni in amore. Se avete appena iniziato un lavoro, troverete uno slancio inaspettato. Soprattutto in questa giornata potreste trovarvi davanti a delle scelte che hanno bisogno di una risoluzione tempestiva e quello che dovete fare non è altro che affidarvi al vostro istinto per gli affari. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 10, finanze, 9, benessere, 9. Scorpione. Cari Scorpione, vi aspetta una giornata positiva per i sentimenti.
avrete tanta voglia di recuperare il tempo perduto. Per quanto riguarda il lavoro, il cielo sarà favorevole per fare delle scelte importanti. Se siete alla ricerca di qualcosa di nuovo, puntate al compromesso, non sbattete la porta, soprattutto se di mezzo ci sono questioni economiche. È probabile che tu perda il controllo dei nervi o comunque che tu sia un po' sotto pressione, che tu debba affrontare situazioni difficili, ma si recupera sabato e domenica. Quindi, in queste 48 ore sarebbe il caso di lasciarsi scivolare le cose addosso. Per oggi cercate di evitare di spendere perché anche un centesimo in più potrebbe essere troppo. Se non crederete fino in fondo in voi stessi, oggi potrebbero superarvi in molti. Vi serve un cambiamento d'aria, organizzate un'uscita nel fine settimana per rilassarvi e passare un giorno con i vostri familiari fuori di casa. Ve ne saranno grati. Oggi potrete sentirvi minacciati, ma è solo una vostra impressione, quindi cercate di trattenervi da risposte esagerate. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 5, finanze, 8, benessere, 5. Sagittario. Cari Sagittario, oggi fate attenzione al segno del Cancro, in amore farete solo le cose importanti. Sul fronte del lavoro, si prospetta una giornata impegnativa e faticosa. Tenete duro e attenti a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote. Sei pieno di buona volontà. Credo che tutti quelli che non sentono troppi obblighi, troppi pesi sulle spalle, potranno dare spazio ad una grande affermazione personale, ma soprattutto potranno vivere un bel sentimento. Questo è il periodo migliore per rimettersi in gioco. Un folle istinto vi spingerà ad osare con una persona che vi fa perdere irrimediabilmente la testa e sarete molto fortunati. I vostri sentimenti per la persona che amate o che vi piace, sono genuini, quindi non permettete a nessuno di dubitarne, nemmeno alla persona in questione. Riuscirete a smaltire una notevole mole di lavoro, anche se non mancheranno gli imprevisti. Ci sono in giro numerose opportunità che aspettano solo di essere colte al volo. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 9, finanze, 9, benessere, 10. Capricorno. Cari Capricorno, oggi Luna, Venere, Giove e Saturno saranno con voi, potrete parlare e affrontare argomenti delicati. Sul fronte del lavoro, avrete un problema da risolvere, ma le idee non vi mancheranno affatto. Sarete molto tesi, ma non temete, in arrivo chiarimenti. Potete togliervi belle soddisfazioni. È una giornata veramente pesante perché da lunedì stai accumulando una serie di tensioni e privazioni che alla fine comportano stress. Nulla di grave, per carità, però se in queste 24 ore senti che il mondo ti cade addosso cerca di spostarti, di farti un po' più in là. Ultimamente state chiedendo e pretendendo un po' troppo dal vostro partner, quindi sarebbe meglio allentare un pochino la presa, altrimenti la corda si spezzerà e questo fuggirà a gambe levate. Il vostro spirito di indipendenza in questa giornata vi porterà ad avere uno scontro con una persona all'interno della vostra famiglia e questo vi catapulterà in un clima di astio e rancore che non provavate ormai da tempo. Ci sarà qualche intoppo che pregiudicherà la buona riuscita dei vostri piani. Se non vi sentite molto ferrati sul vostro lavoro o sull'argomento da trattare a scuola in questa giornata, fate in modo che qualcuno vi sia di supporto e che vi indichi la strada da seguire. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 8, finanze, 5, benessere, 6. Acquario. Cari Acquario, giornata positiva in amore, chi ha risolto un problema con il partner ora potrà riprendere un discorso interrotto. Sul fronte del lavoro, sarete chiamati a iniziare un nuovo percorso. Sentirete la voglia di dare una svolta alla vostra vita. Perché non farlo? Questo è un periodo elettrico, pieno di creatività, pieno di voglia di fare. Questa luna nel segno comporta una bella energia, inoltre incontra Giove e Saturno. Quindi è probabile che tu possa incontrare persone che non vedevi da tempo, è probabile che tu possa sentirti più soddisfatto.
Ci sono grandi notizie in arrivo oggi, ma l'unico modo in cui potrete festeggiarlo è insieme a qualcun altro che condivide con voi questo momento. Non vi preoccupate, non ci sarà gelosia nelle espressioni di gioia di coloro che vi sono intorno. In ripresa visibile la seconda decade, con una disponibilità sentimentale meno timorosa. Siete pieni di energia in questa giornata, quindi cercate di sfruttarla al meglio, soprattutto in campo lavorativo o se dovete studiare. Non preoccupatevi di quanto possa essere incisiva una vostra decisione sul lavoro o sulla vita di qualcun altro. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 10, finanze, 6, benessere, 7. Pesci. Cari pesci, la giornata di oggi sarà sottotono. Luna e Venere saranno in opposizione, quindi avrete qualche contrasto in amore, ma cercate di non isolarvi. Per quanto riguarda il lavoro, non sottovalutate le nuove proposte. Il periodo migliore arriverà dal 28 di ottobre. In questi giorni sei un po' tormentato. Bisogna dare tempo al tempo ed evitare di aspettare persone che sono già andate via. Quelli che hanno una bella storia d'amore in questi giorni la vivono un po' al rallentatore, forse pensano di avere fatto o dato troppo. Fino a quando non saprete con certezza chi merita la vostra collera, cercate di nasconderla meglio. In amore sarete meno calmi e disponibili, attente ai comportamenti fuori luogo in grado di rovinare la perfetta intesa con il partner. Nell'ambiente lavorativo o quello scolastico, se ci sono delle cose che funzionano male o in modo imperfetto, sarà bene che lo facciate notare a quanti ne sono responsabili, senza giri di parole, ma con molto garbo. Dovete darvi più da fare se volete sfondare nel mondo del lavoro, ma anche in qualsiasi altro campo. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 5, finanze, 7, benessere, 7. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.